esibizione, questa manifestazione, questa volontaria, per sensibilizzare i cittadini. Semplicemente questo, per far capire alle amministrazioni che noi non siamo stupidi, che noi sappiamo come si deve risolvere il problema. Che il sindaco si fa la passeggiatina sopra al macchinario qui e fa vedere che è pulito, è solo una lavata di faccia. Il problema di questa spiaggia è che alla fine degli anni 80 fu fatta una gara di motocross scaricando tonnellate di terreno sull'arenile senza proteggere la nostra sabbia con dei teli. Questa gara, che durò un fine settimana, venerdì, sabato e domenica, il lunedì vide le ruspe, vide un paio, due, tre ruspe che livellarono tutto, tutte i dossi che furono realizzati con il terreno, con terreno poi a quanto sembra anche molto fertile. E quindi si livellò tutto e da quel giorno è cresciuta l'erba sulla nostra spiaggia. Ma sono 26 anni che stiamo aspettando un intervento serio di bonifica dal terreno e non viene fatto. Ecco perché mi sono deciso a scendere in spiaggia a dare una dimostrazione, che è molto semplice separare il terreno dalla sabbia. Basta semplicemente lavare il terreno con dell'acqua, con acqua normale, acqua potabile. Quindi recupero l'acqua che non viene bevuta e la utilizzo per lavare la sabbia. Prima la setaccio con un setaccio a maglia molto fine. Quello che rimane nel setaccio va buttato. Va buttato via. Adesso vi faccio vedere come agisco. Innanzitutto andiamo in butto. Prendiamo la sabbia setacciata, la mettiamo in butto. Poi ci aggiungiamo acqua. Un po' di aria ci serve, ma per quando si agita meglio la sabbia. Chiudiamo con un bel tappo e agitiamo. Ecco qua, adesso vedrai che la sabbia, che ha un peso specifico maggiore, si deposita sul fondo. Tutto quello che rimane in sospensione nell'acqua è polvere e terreno. Si butta via questa acqua sporca, si ripete il risciacquo 4, 5 volte, 6 volte, fin quando l'acqua non esce limpida. Una volta che esce limpida l'acqua, si prende la sabbia e si mette ad asciugare. E così si ha una sabbia bonificata dal terreno. E anche nera, come la nostra sabbia originale. Sì, sì, sì. Questo è il colore della sabbia, non marrone. Un colore alterato. Questa spiaggia è una spiaggia bellissima, è un peccato che è imbastardita da questo terreno. E c'è anche schiuma. Perché la schiuma? Perché ci sono, purtroppo, questa sabbia ha assorbito negli anni quello che è stato depositato, riversato a mare da questo scarico, che questa è una fogna a cielo aperto praticamente che abbiamo purtroppo qui, che dovrebbe essere un rivolo pulito, e invece ci sono gli scarichi praticamente molto probabilmente abusivi di molte abitazioni che abitano sulle colline intorno a Castellammare. Il mare pian piano, con la risacca, ha riversato l'acqua sporca di questo scarico sulla sabbia e poi si è ritirato. Man mano che si è ritirato, il mare ha lasciato la sabbia che contaminata oltre che dal terreno anche dagli elementi organici che ha portato questo rivo. Perciò esce anche la schiuma. E questo è quello che esce
da 8-10 cm di sabbia. Solo chi conosce la bellezza della sabbia una volta pulita può apprezzare il lavoro che sto facendo, perché è un lavoro oscuro, perché in questo momento mi vedono lavorare, sto da un po' di tempo che sto su questa spiaggia a lavorare, mi vedono perdere tempo, però non si vedono i risultati. I risultati non si possono vedere adesso subito, ma si vedranno nel tempo. Bisognerebbe togliere un 40-50 cm di sabbia su questi 35-40 mila metri quadrati di arenile, conservarla, poi bonificare tutto con acqua di mare, oppure con, semplicemente con del sale, degli spargisale, quelli che vengono utilizzati per liberare le strade dalla neve. Una volta che il sale ha bruciato tutti gli elementi organici che sono presenti nel terreno e non crescerà più erba, allora si andrà a riposizionare in loco i 50 cm di sabbia pulita, e in questo modo non crescerà più erba e avremo risolto una volta e per tutte il problema della nostra sabbia. Questo lavoro non può essere fatto naturalmente con il setaccino e con la bottiglia d'acqua, ma essere fatto con dei macchinari industriali. I macchinari industriali già esistono, solo che ci vogliono dei soldi e ci vuole un progetto. Mi è stato chiesto dall'assessore all'ambiente Nicola Corrado di presentare un progetto, però per fare un progetto serio io devo indicare i tempi e i costi. Se non so i macchinari quanta sabbia riescono a pulire al giorno e quante persone ci vorranno, anche perché la sabbia da conservare deve essere conservata in un deposito, perché sono circa 20 milioni di metri cubi di sabbia, cioè sono un palazzo intero praticamente, un volume esagerato di sabbia, non si può conservare presso un garage, presso un deposito normale, ci vuole un luogo attrezzato ad ospitare, perché poi una volta stoccata questa sabbia va anche lavata, quindi bisogna organizzarsi per bene. A seconda della distanza dall'arenile di Castellammare, di questo luogo dove depositare, quindi ci sono dei costi da prevedere, come il costo del trasporto, il costo del carburante della benzina, il costo degli operai, di quanti operai ci vogliono per trasportare, per i magazzinieri e tutto. Quindi è un progetto serio ma molto complesso. Quindi io adesso sto portando avanti questa idea. Io posso dire l'idea, posso dire il modo come fare, però al momento le mie possibilità si fermano qui.